spettacolo. Ci siamo trovati un paio di pomeriggi e abbiamo scritto questa commedia di getto, perché eravamo in sei a contribuire a questa scrittura, a questa chiamiamola drammaturgia, e ci è venuta di getto. È stato uno scherzo continuo, quindi sono venute fuori cose che ognuno di noi portava dentro, ognuno ha dato il suo contributo ed è stato, diciamo, una specie di patchwork, quindi una serie di contributi che si sono sovrapposti, si sono stratificati, che hanno permesso di avere uno spettacolo molto, molto energico, insomma, con una buona energia e molto frizzante, almeno credo, insomma, l'intenzione era questa. Ho messo un pochino di più l'occhio registico, soprattutto ho cercato di tirare fuori, magari da alcuni ragazzi che si trovavano a una prima esperienza teatrale, quello che poteva essere buono per questa esperienza. Come mai sei avvicinato al mondo del teatro? È successo un po' quasi per caso. E piano piano, con un gruppo di ragazzi sempre crescente, abbiamo deciso di approfondire, di sviluppare, di seguire i laboratori, insomma, di approfondirla comunque, di darle uno spessore un po' più deciso. Con alcuni ragazzi con cui abbiamo realizzato questi spettacoli, abbiamo deciso di attivare un laboratorio, di seguirlo insieme con una regista professionista di Torino, Paola Tortora, che ci ha dato decisamente un grosso contributo, una grossa... Però una domanda semplice, che richiede una risposta brevissima. Progetti futuri. Progetti futuri sono quelli di dare spessore a questa esperienza, di renderla un'esperienza che non sia una meteora in qualche modo, ma che possa svilupparsi, che possa prendere forma, magari, chissà, creare una compagnia teatrale di Monteleone d'Orvieto, con persone di Monteleone d'Orvieto che vivano questa dimensione, sperando di poter recuperare anche il nostro teatro dei rustici, ma comunque con la voglia di portare avanti con divertimento questa esperienza e di metterla a profitto.